Adesso parleremo di un libro che ci ha visti così impegnati nel recupero di un autore italiano conosciuto soprattutto per un solo film, l'autore Carmine Gardone, autore regista del famoso e famigerato Scipione l'Africano, forse il colossal dell'epoca fascista. In realtà, come Vittorio Martinelli dirà, Gallone è uno dei più importanti autori italiani, autore di un centinaio di film, dal muto agli anni 60, e non ci sembrava giusto che fosse ricordato soltanto per questo colossal dell'epoca fascista. Per cui abbiamo congegnato un volume dal titolo Non solo Scipione, con vari saggi e molte fotografie di Vittorio Martinelli, per diciamo, recuperare l'aspetto autoriale di questo personaggio, anche la sua dimensione storica. Vittorio, vuoi dire qualcosa di questo importante autore? Ecco, Carmine Gallone è uno di quei personaggi che hanno attraversato la storia del cinema, a cominciare dal 1910-11, il primo film che ha fatto, fino agli anni 60. Quindi praticamente più di 50 anni facendo film non solo in Italia, ma anche in Francia, in Germania, in Austria, in Polonia, in Inghilterra, addirittura ha fatto un film in coproduzione col Giappone. Ed è uno che ha lavorato nel mondo, ha lavorato all'estero, ha lavorato nel primo salone, e ha avuto l'avventura nel 1935 di fare questo colossal che è Scipione l'Africano. Allora, su Scipione l'Africano, di cui si parla sempre tanto male, perché era un film che era stato sponsorizzato dal fascismo, non è un brutto film. Chi ha visto questo film con occhi così, cioè andiamo a vedere questo film con me, deve riconoscere che è un film dove le scene di massa sono spettacolose. Il film è rovinato dall'interpretazione dell'attore Annibale Nigi, che fa la parte di Scipione l'Africano, il quale era un attore che parla come gli attori dell'Ottocento, insomma è veramente un cane, come diciamo. Comunque Gallone conobbe a Sorrento, dove lui abitava, era la sua seconda parte, era nato ad Armatitaggia in provincia di Genova, però stava sempre a Sorrento. Conobbe una polacca che si era divisa dal marito ed era venuta a svernare in Italia. Questa donna, una donna molto raffinata, molto sensibile, divenne la sua compagna, poi la sua moglie, e lui fece un sacco di film con questa attrice, di cui si è salvato poco, ma comunque dei due o tre film che si sono visti, sembra una delle attrici meno dive dell'epoca del muto, è un'attrice che somiglia molto come recitazione alle attrici danesi, alle attrici inglesi. Soava Vinaga. Assieme a Soava, prima che facessero i film interpretati praticamente, film poggiati su questa attrice, Gallone ha fatto una quindicina di film napoletani, o meglio sorrentini, dove lui faceva anche l'attore e Soava era la sua fidanzata, o moglie, o sorella, o sposa. O era un marinaio, o era un pirata, o era un guardiamarina, o era, insomma, tutti personaggi, un pescatore, insomma, eccetera, tutti film che in Italia passavano quasi sotto silenzio, però riviste inglesi severe come il Bioscope, oppure riviste americane come il New York Times, eccetera, di cui abbiamo le recensioni, parlano di questi film come dei film meravigliosi per quello che riguarda le riprese di Sorrento, di Amalfi, di Capri, di Positano, eccetera, perché lui ambientava queste storie sulla una costiera amalfitana, sorrentina e anche le isole, eccetera, che non erano ancora invase dal cemento, insomma, erano ancora delle cose. Positano sembrava un presepe, insomma, visto dal mare, eccetera. Di questi film se ne è salvato uno solo, Le campane di Sorrento, che noi abbiamo visto, e c'è una cosa bellina, insomma, all'ultimo c'è uno scoppio, il film è in bianco e nero, però lo scoppio è colorato, insomma, lo scoppio c'è del rosso, insomma, questa è la cosa che più mi ricordo di questo film. Comunque, dopo di questo, Gallone fa dei film, questi film con la moglie, poi nel momento in cui il cinema italiano va in crisi, lui viene chiamato a fare dei film a carattere cosmopolita che si fanno a Berlino. Berlino, stranamente, dopo la guerra, è la città dove si fanno più film. Perché nel 1917, poco prima della fine della guerra, e poco prima che la Germania perdesse la guerra, era stata costituita la UFA. La UFA era una grande società, è stata per anni una grande società di produzione con degli stabilimenti ultramoderni, migliori anche di quelli americani. E gli americani
decisero di utilizzare la USP, insomma davano loro i soldi per fare dei film che avessero un carattere europeo. I registi e gli attori venivano da tutti i paesi, perché più o meno tutti i paesi dopo la guerra erano rimasti piuttosto giù, la Francia, l'Inghilterra, l'Italia, l'Ungheria, la Polonia, eccetera, producevano pochi film. Invece questi attori andavano tutti quanti a Berlino e si vedevano dei film interpretati da attori di tutti i paesi. Essendo il cinema muto non c'era bisogno, cioè non c'era una babele delle lingue, che se potevano parlare come volevano, c'erano le didascalie che traducevano. E quindi Gallone è stato uno che ha fatto film a Berlino, ne ha fatto una diecina, altri li ha fatti a Parigi, altri li ha fatti, poi c'erano le coproduzioni con la Polonia. Con... Nel sonoro Gallone ritorna dopo aver fatto il primo film sonoro tedesco, tra l'altro, che si chiama Terra senza donna, torna in Italia nel 1935 e decide di fare un film che si chiama Castadiva. Castadiva, che è la storia praticamente di Vincenzo Bellini e della Norma. Questo film ha un successo spettacoloso, viene fatto in coproduzione con l'Inghilterra, con l'interpretato nelle due versioni sempre da Martha Eckert, che è una cantante molto famosa, e costituisce il primo dei 25 film che Gallone dal 1935 fino alla morte farà riferendosi sempre al cinema musicale, al cinema operistico, e permetterà, con il pagamento del biglietto di cinematografo di pochi soldi, a tutto il mondo di poter vedere le opere liriche, interpretate dai maggiori cantanti, da Beniamino Gigli, da Maria Cembotari, da tutti i cantanti di quell'epoca là, roba di Puccini, di Verdi, di Mascagni, insomma, praticamente c'è una filmografia di ben 25 film, dalla Madama Butterfly alla Tosca, dal Rigoletto alla Mefistofele, che potranno essere visti. Ora, in tutto questo si inserisce nel 1935 il fatto che ha fatto questo Scipione l'Africano, per cui oggi viene sempre ricordato come il regista di Scipione l'Africano, tutto il resto dimenticato. A me sembrava, insomma, che questo personaggio meritasse un ricordo e avesse un suo posto migliore nella storia del cinema italiano. Per cui ci siamo dati da fare con Farassina e con Iacci a fare un libro che si chiama Non solo Scipione, che effettivamente non è solo Scipione il personale del film di Gallone, ma ce ne sono ben altri 80, insomma, che testimoniano chi è stato Carmine Gallone. Ha fatto bene ricordare Alberto Farassino, il nostro compianto amico, ha fatto ben due saggi proprio sul cinema musicale e sulla messa in scena nei film di Gallone, dove ha paragonato Gallone a Visconti, quindi diciamo che Gallone da un certo punto di vista ha avuto anche una... Entrambi amavano il melodramma. Il melodramma, quindi diciamo, è un personaggio che anche per questo è molto importante. Grazie.